Della Rodriguez ricorda Fabrizio Frizzi, era splendido. Certe notizie lasciano un vuoto assurdo, ospite di Silvia Toffanina verissimo, Belen Rodriguez ha ricordato. Fabrizio Frizzi, uno dei conduttori con i quali iniziò a lavorare, all'epoca non parlavano nemmeno italiano e lui mi aiutò molto, era splendido. Belen Rodriguez ricorda Fabrizio Frizzi a verissimo. Quando arrivò in Italia, ormai circa 10 anni fa, alla Showgirl argentina capitò di lavorare proprio con il conduttore da poco scomparso. Commossa di fronte a Silvia Toffanin, Belen è tornata con la mente a quel periodo, ho iniziato a lavorare con Fabrizio Frizzi che ancora non parlavo bene l'italiano. Mi ha aiutato tanto perché era splendido. Ultimamente vedo troppe di queste notizie, mi lasciano un vuoto assurdo. Ci si rende conto che bisogna spendere il tempo in cose belle. Bisogna amare. A presentare Belen De Martino, a introdurre Belen in studio è stato l'ex marito Stefano De Martino, in collegamento dall'Honduras. Nonostante il divorzio, i due hanno mantenuto uno splendido rapporto e lo dimostrano le parole di stima del ballerino. Direttamente dall'Honduras vi presento un'argentina doc, ormai italiana d'adozione, Maria Belen Rodriguez. Sono stato bravo. Complice ma distaccata la showgirl, sei stato bravissimo, hai ricordato perfino il mio primo nome. A quel punto Stefano ha salutato le due, siete bellissime. Il periodo d'oro di Belen. Belen ha confermato di stare vivendo un periodo d'oro, sono stati pochi i momenti in cui non sono stata felice. Sono una che guarda il bicchiere mezzo pieno. La felicità, se la cerchi, arriva. Bisogna guardare bene e non distrarsi. Sono sempre stata una ragazza con tanta voglia di fare. Non mi sono mai accontentata, sono stata circondata dall'amore. Sembro forte ma dentro sono fragile, mi commuovo spesso, l'amore mi commuove tanto. Oggi scarseggia. La famiglia Rodriguez in studio a raggiungere Belen in studio sono stati i fratelli Cecilia e Jeremias oltre che la mamma Veronica. Grande complicità tra loro e, finalmente, arriva la prima occasione utile per stemperare la tensione nata intorno alla presunta sparizione di Gustavo Rodriguez. È proprio mamma Veronica a spiegare cos'è accaduto. Gustavo è in Argentina, io ci sono stata 3 mesi l'anno scorso. Il punto è che lui non è molto social. La Rodriguez chiarisce, infine, che riceverà presto la cittadinanza italiana e ricorda i primi mesi trascorsi lontana dalla sua famiglia e dal suo paese. Sono stata 3 mesi in Italia, poi sono tornata in Argentina e non volevo più andare via. Era dura. Avevo 19 anni e stare lontano dalla famiglia era complicato. Avevo raccolto i miei primi soldini e sono rimasta per 5 mesi dai miei. Infine, una considerazione sul piccolo Santiago che a breve compirà 5 anni, mio figlio è di un'intelligenza superiore. Non è portato per lo sport ma è davvero intelligente. Tra poco sarà il suo compleanno e farà 2 feste, una con noi e un'altra con il papà quando tornerà.